trappole. 200 bare sono di cartone e sono state posizionate in Piazza della Signoria a Firenze di fronte a Palazzo Vecchio per commemorare le vittime sul lavoro in Toscana degli ultimi anni e chiedere misure incisive per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una iniziativa questa organizzata dalla UIL Zero Morti sul Lavoro che assume un significato profondo all'indomani dell'ennesimo incidente in cui sono morti 5 operai a Palermo. Presente in piazza a Firenze anche Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la giovane morta 3 anni fa mentre lavorava in un'azienda tessile in provincia di Prato. Su una delle bare allineate in piazza, Marrazzo ha voluto appoggiare una delle scarpe che indossava la figlia il giorno dell'incidente e ha ricordato sua figlia e la mancanza di protezione e sensibilità verso i rischi. Tu gli dai una scarpa per proteggergli il piede e la metti davanti a un mostro che ci ha fatto 4 giri completi. E non ci sto, e prima che se ne accorgesse qualcuno che la macchina emanava un rumore strano, prima che stoppasse quel pulsante, mi dispiace. Le sicurezze ci sono e non vanno tolte. In apertura del flash mob una studentessa ha letto i nomi e le storie di alcune vittime sul lavoro, poi ha lasciato spazio agli interventi. Non può passare una cosa normale, una morte di un lavoratore o di una lavoratrice. C'è bisogno di inasprire le pene. Alle famiglie che vedono queste bare io le capisco e le abbraccio tutte, perché io parlando di Luana porto anche loro. Come confermano i dati più recenti, le morti sul lavoro sono in aumento. A fine marzo 2024 sono cresciute del 2% dall'anno precedente, con incidenze molto alte tra gli over 65 e i lavoratori stranieri.